Di questo appunto ci parla adesso il professor Angelo Tartaglia e lo ringrazio ancora di essere qui con noi. Grazie a voi per l'iniziativa e per l'impegno su questi argomenti, che è un impegno fondamentale, direi. Io vi posso dire alcune cose che riguardano appunto questo tema generale del cambiamento climatico. Partirei dalla constatazione che ci sono delle risorse primarie, cioè a partire dalle quali poi si ricavano tante altre cose, le quali hanno caratteristiche comuni. Sono la caratteristica principale di queste risorse è di essere distribuite intorno a noi e non essere concentrate in un luogo piuttosto che un altro parliamo in concreto. L'acqua è il tema principale e l'acqua fa parte di un ciclo che sono le trasformazioni di stato, da solido, liquido a vapore, poi di nuovo precipitazioni, le falde e così via, e noi ci siamo dentro. Un'altra di queste risorse primarie, ne parliamo di meno però, è ancora altrettanto rilevante, è l'aria. Noi siamo immersi nell'aria e l'aria ovviamente se non ci fosse non potremmo respirare, non potremmo vivere. Muovendosi determina gli spostamenti, le nubi, le precipitazioni, la circolazione a grande scala è quello che determina la meteorologia e anche il clima. E poi un'altra di queste risorse primarie fondamentali è l'energia. Energia, tutti ne parlano quando si tratta della bolletta, che è caro, non è cara, chi te la vende al prezzo più basso, eccetera. In realtà noi nell'energia siamo immersi come i pesci nel mare, esattamente come per l'aria e anche per l'acqua. L'energia è qui, noi siamo in un mare di energia, è qui, è prevalentemente il sole, non è l'unica forma, no? Ci siamo immersi dentro. Queste risorse primarie, acqua, aria e energia in generale, hanno una caratteristica che magari possiamo ricommentare un po' più avanti. Per come sono, visto che ci siamo immersi dentro, non sono delle merci, non è una roba che devo andare dal venditore che me la vende, perché è qui, devo organizzarmi insieme agli altri per utilizzarla nel modo più appropriato. Per l'energia devo trasformarla dalla forma con cui arriva in energia elettrica, per l'acqua devo costruire delle strutture per raccoglierla, ridistribuirla, sempre in questo circuito. Per quanto riguarda l'aria, attenzione, devo evitare di inquinare, di emettere porcherie e così via. Ora, in questo sistema in cui queste risorse fluiscono e fluiscono circolarmente, no? Noi esseri umani abbiamo introdotto comportamenti che non vanno d'accordo con le leggi fisiche. Noi abbiamo introdotto in maniera non troppo strutturata, ma da un paio di secoli a questa parte, trasformata addirittura in teorie, ideologie, l'idea del sempre di più, utilizzando tutto quello che riusciamo a toccare, a prelevare dal mondo che ci circonda, sempre di più. Ora, il sempre di più non va d'accordo con questo grande meccanismo di cicli in cui sono coinvolte quelle tre grandi risorse che ho detto prima, l'energia che muove tutto, l'aria e l'acqua. C'è questo conflitto nel modo che in cui si manifesto ormai noto su tutti i giornali, è quello del mutamento climatico. Cosa vuol dire però mutamento climatico? Tutto si basa su una circolazione dell'atmosfera, dei mari, il ciclo di solido, liquido, vapore, viceversa, che è quello dell'acqua, si basa su questa logica di circolarità. Noi ci inseriamo in questo insieme di circuiti connessi come un sassolino dentro gli ingranaggi, cioè non consentiamo che continuino a funzionare come hanno sempre funzionato. Il sistema si riorganizza di fronte a questi comportamenti. Il fatto che piova o non piova dipende dalla circolazione atmosferica, sì locale, ma anche a grande scala. E questa a sua volta dipende dalle proprietà dell'atmosfera, quanta energia c'è dentro, quanta proviene dal suolo, quanto viene dal sole e via discorrendo. Noi con l'uso non molto
diciamo prudente di quelle che sono le risorse energetiche concentrate, prodotti fissi, diciamo i prodotti che sono sottoterra, quindi essenzialmente gli idrocarburi e via discorrendo, abbiamo cominciato a buttare fuori dei gas, i cosiddetti clima alteranti, la CO2 ormai famosissima, che modificano il comportamento dell'atmosfera. Sì, questo cosa vuol dire? Che la circolazione complessiva dell'aria si trasforma, cambia, proprio perché la distribuzione dell'energia al suo interno è diversa, no? Cambia. Cambia cosa vuol dire? Vuol dire che si mette a piovere dove prima non pioveva e smette di piovere dove prima pioveva. Questa è la riorganizzazione. Riorganizzazione che riguarda i circuiti atmosferici, ma attenzione anche i mari. Questo se ne parla meno a livello di giornale, più per gli specializzati nel settore, ma qualcosa che è in arrivo adesso è un guaio che riguarda la corrente del Golfo. La corrente del Golfo è quella roba nell'Atlantico che nella parte settentrionale verso l'Europa porta aria, acqua diciamo tiepida, in un certo senso, lungo le coste delle isole britanniche e poi della Norvegia, e quindi determina il clima in questi luoghi, che è molto più tiepido di quanto non sia di rimpetto lungo le coste del Canada o degli Stati Uniti, alla stessa latitudine. Beh, se non l'avete ancora sentito in giro, vi posso annunciare che se non si mettono le briglie a tutte le trasformazioni, tra qualche anno, mica tanto, c'è il rischio che la corrente del Golfo si ferma, si riorganizza la circolazione nell'Atlantico e si ferma. Che vuol dire che il paradosso è che col riscaldamento globale rischiamo di raffreddare la Gran Bretagna, la Norvegia, cambiando abruttamente il clima. E questo è un qualche cosa che, analizzando perché succede, si sa, ma di cui non si tiene nessun conto. Uno, perché i più fra coloro che devono prendere le decisioni non sanno queste cose, non hanno tempo da perdere a correre dietro queste storie qua. E poi perché non le sanno, ma anche quando le sanno non sono disponibili a cambiare i modi di organizzare l'economia in maniera tale da evitare di immettere nell'atmosfera quelle cose che danno luogo a queste trasformazioni. Un'altra caratteristica, ieri è grandinato da queste parti, un po' più verso nord, in quantità assurde, due giorni fa aveva fatto lo stesso scherzo Santena, Chieresi, e dice: ma come, qui c'è scritto attenzione alla siccità, ma come siccità, qua viene giù acqua da tutte le parti. Ecco, una delle caratteristiche di queste trasformazioni, uno è questo, spostamenti, piove dove non doveva piovere e viceversa. L'altro è, siccome c'è più vapore nell'atmosfera perché c'è la temperatura un po' più alta, c'è anche più energia che si libera quando ci sono questi eventi che sono le precipitazioni, in cui da vapore si fa la goccia d'acqua che poi viene giù, oppure la grandine o quello che sia. C'è più energia. Tradotto, quando c'è un evento meteorologico, piove o tira vento, mentre c'è quell'evento si libera un sacco di energia in più. In sostanza, le precipitazioni sono molto più violente. Quindi, noi sappiamo, i modelli matematici dicono, ma da parecchio e da decenni lo dicono, che la prospettiva è un inaridimento di tutta la parte settentrionale dell'Italia, in particolare a sud delle Alpi. Meno acqua come tendenza di fondo. Però quando comunque piove, questa storia del tanta energia concentrata, vuol dire che le precipitazioni sono più violente. Cioè acqua globalmente di meno, ma molto concentrata e quindi tutta insieme. E quando arriva tutta insieme sono guai. Anche perché noi, il nostro modo di vivere e di organizzarci e il modo di concepire queste cose da parte di chi governa, non ci siamo molto preoccupati di cosa succede o non succede se piove di più di quanto tu vorresti, e quindi noi abbiamo cementificato tutto, abbiamo reso impermeabile il suolo, parliamo da anni di porre fine al consumo di suolo, ma il consumo di suolo, dicono le statistiche, continua a ritmo accelerato in tutta Italia e anche qui ovviamente,
quindi quando viene giù un mare di acqua, quell'acqua lì non viene assorbita, no? E cosa fa? Straripa da tutte le parti e fa dei guai. Oppure abbiamo la circolazione atmosferica, sì, che porta l'acqua di qua di là o la grandine di qua di là. Ma attenzione, anche qui la maggiore violenza vuol dire che ci sono venti più forti, che sono più frequenti le trombe d'aria, che oltre alle trombe d'aria ci stiamo regalando da qualche anno a questa parte nel Mediterraneo anche dei cicloni. Ma sì, i cicloni sono caratteristici, o i tifoni sono caratteristici degli oceani, delle coste orientali dei continenti e degli oceani. E vabbè, il Mediterraneo è più piccolino. E beh, abbiamo già avuto anche degli eventi di tipo ciclonico nel Mediterraneo. C'è più energia concentrata, quando si libera, alè, sono guai. Ora, queste cose qui sono fatti. Non sono modi di pensare di qualcuno, ci sono gli ambientalisti, c'è questo, sono fatti, che sono conosciuti non solo oggi, sono decenni che si sa che le cose stanno andando in questa direzione. Allora, il problema qual è? Bisogna entrare nella prospettiva di cambiare, in parte almeno, il nostro modo di porci riguardo al produrre, consumare e al dare e all'avere. E soprattutto non bisogna trasformare o pretendere di trasformare in merci le cose che non lo sono affatto. Torniamo sull'acqua, sull'energia e così via. Allora, ci sono risorse di dove viviamo? Il modo di procedere qual è? Bene, ci mettiamo insieme per trovare il modo di utilizzare queste risorse senza scombinare il meccanismo che le fa fluire. È una logica comunitaria, se vogliamo, no? Adesso si parla molto di comunità dell'energia, la logica dovrebbe essere quella. Se ne parla molto, ma farle è complicato, me ne sto occupando, ma è una cosa che da far tremare le vene ai polsi per quanto riguarda la burocrazia e così via. La logica è quella, comunque siamo qui, la risorsa è qui, non è che dobbiamo andare a cercare chissà dove, per cui devo comprarla sul mercato, eccetera, eccetera. No, è qui, però dobbiamo organizzarci, abbiamo bisogno di qualche impianto, abbiamo bisogno di serbatoi, e quindi dobbiamo farlo insieme. Vuol dire ci sono dei costi, dobbiamo condividere i costi per utilizzare la risorsa per il nostro fabbisogno, per vivere bene. Questo è il concetto, non perché dobbiamo far soldi e vendere, questa è l'idea, questa è la logica. Allora, uno dei problemi è quello di riuscire a stimolare quanto basta anche coloro che hanno responsabilità decisionali, le istituzioni, per prendere posizione, non negare o far finta di niente, e agire coerentemente e conseguentemente. Questo è il ragionamento e l'impostazione. E qui bisogna muoversi insieme ed essere in tanti, perché altrimenti non ti ascoltano. Il fatto di aver ragione non è sufficiente, perché sennò 50-70 anni fa queste cose erano già note. Quindi se uno guardava, dice spiegami dove sbaglio, se sbaglio vabbè mi correggerò, ma se non riesci a spiegarmi dove sbaglio vuol dire che ho ragione, ma se ho ragione devi cambiare i comportamenti. Allora il fatto di avere ragione non basta, bisogna sostenere queste ragioni dimostrando di essere in tanti e sostenerle, e questo allora qualche effetto lo produce, anche perché per il momento ancora nel nostro sistema istituzionale il consenso dei cittadini un ruolo ce l'ha, e allora se chi governa percepisce che perde troppo consenso può essere indotto, anche se magari non lo farebbe se fosse di suo, può essere indotto ad adottare provvedimenti che vanno nella direzione più appropriata. In ogni caso, e poi mi fermo qui, direi che la logica non è perseguire il saccheggio come si è fatto fino ad oggi. Se c'è una roba lì che mi piace, mi serve, la prendo. Calma, preoccupati anche di cosa succede quando la prendi. Cioè, noi dobbiamo assumere decisioni responsabili verso tutti noi, ma non solo verso noi, ma anche verso chi viene dopo. Questa è l'ultima delle cose di cui ci si preoccupa quando prendono le decisioni. Tutto è fatto ora, qui subito, domani, vabbè, poi si vede, chi lo sa. C'era un re francese, Benedetto XV, no? Che diceva, Benedetto, sì, buonanotte, Luigi XV, che diceva, dopo di me il diluvio, chi se ne frega? Eh beh,
la politica nostra attuale è impostata così. Politica è anche le decisioni a livello delle aziende, dell'industria. No, noi dobbiamo essere responsabili anche in direzione di quelli che vengono dopo di noi. E questo è un po' il ragionamento. E queste cose si fanno soltanto insieme. Quindi ragioniamo insieme, discutiamo insieme, muoviamoci insieme. Che bravo!